Dopo le dichiarazioni iniziali e il successivo tira e molla, sembra che il governo abbia finalmente deciso sul rinvio delle multe per gli over 50 che non hanno ceduto al ricatto della pozione magica. Questo è il Sole 24 Ore. Decreto legge rave. Ok a emendamento della Lega che rinvia le multe ai no buzz. Prorogato al 30 giugno 2023 il pagamento della sanzione da 100 euro per gli over 50 che hanno deciso di non bazzinarsi. È un articolo di Andrea Gagliardi di ieri 6 dicembre 2022. Quindi multe non annullate, ma per ora rinviate. Ma leggiamo assieme. Passano in Commissione Giustizia del Senato gli emendamenti della Lega che puntano a prorogare al 30 giugno 2023 il pagamento delle sanzioni per i no buzz. Le proposte di modifica, che hanno come prime firme quelle del capogruppo della Lega Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, che è questo, ed Erika Stefani, che è questa, erano state presentate al decreto anti-rave e avevano ricevuto parere favorevole del governo. Poi qua ci parla delle regioni dove ci sono più no buzz e delle regioni dove ce ne sono meno. Le sacche maggiori di no buzz. L'avversione al bazzino è stata più forte in alcune regioni. La maglia nera, in termini di multe ai no buzz over 50, va al Friuli Venezia Giulia. Per me invece maglia rosa. Seguito dalla Calabria e dall'Abruzzo. Mentre tra i territori più virtuosi ci sono Puglia, Lazio, Toscana e Molise. E per me invece sono i meno virtuosi. Con percentuali delle persone che si sono bazzinate almeno con due doti che superano il 90% della fascia tra i 50 e i 59 anni. E mi piacerebbe vedere i dati, perché come abbiamo visto sono stati più combattenti e che quindi in alcune regioni ci sia oltre il 90% di bazzinati tra di loro, ne dubito fortemente. Ma veniamo alle dichiarazioni. Il ministro Scrillaci, poche ore prima del voto in commissione, ha dichiarato: «Voglio semplicemente ricordare che in Europa solamente due stati avevano introdotto le multe, l'Austria e la Grecia. Alla fine nessuno di questi due stati è poi andato effettivamente all'incasso. Ma guarda un po', e come mai? Forse perché erano illegittime e incostituzionali? Ma forse, suppongo. Il ministro continua dicendo, quindi adesso aspettiamo, vediamo quello che accade. Ma allo Stato richiedere le multe potrebbe costare più di quello che poi ne potrebbe derivare. Ma subito arriva la risposta dell'opposizione. In questo caso Maria Stella Gelmini, vice segretario nazionale e portavoce di Azione. Si parla di sanatoria. Alla fine la sanatoria per i no buzz è arrivata, dichiara Maria Stella Gelmini. Se qualcuno aveva dubbi sullo sconcertante revisionismo sui bazzini da parte di questo esecutivo, oggi si dovrà convincere. In Commissione Giustizia al Senato è infatti stato approvato l'emendamento proposto dalla Lega per rinviare l'applicazione della sanzione a chi ha rifiutato la pozione, nonostante obbligato dalla legge. Una vergogna ed un insulto a chi si è responsabilmente bazzinato per tutelare se stesso e gli altri. Vorrei ricordare a Maria Stella Gelmini che i responsabili che sta citando spesso e volentieri hanno ceduto ad un ricatto che se non ci fosse stato, ciao che avrebbero fatto il bazzino. Quindi è inutile che parli di responsabilità. Qualcuno che l'ha fatto convintamente ci sarà, ma la maggior parte l'ha fatto perché è sotto ricatto. E poi ricordo a Maria Stella Gelmini che se le leggi sono ingiuste vanno disattese, ok? Come avete notato, Maria Stella Gelmini dice ancora che chi ha fatto il bazzino l'ha fatto per tutelare se stesso e gli altri. E io devo stare ancora a ripetere che Janine Small, portavoce della Pfizer, ha dichiarato al Parlamento europeo che non hanno fatto i test sulla trasmissibilità
E questi continuano a dire che chi l'ha fatto per tutelare gli altri. A questo punto, delle due l'una, o non si informano, oppure fanno finta di non capire. E questo è quanto. Naturalmente ora si aspetta il voto del Parlamento, che dovrebbe essere piuttosto compatto, almeno lo spero. Incrociamo le dita. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.